One, two, three, hit it. Outrun. Stamattina andiamo nei sette palazzi, quindi interveniamo in questo modo. L'ispettore Stabile e l'ispettore Mellace con la squadra investigativa andranno in avanscoperta. Faranno un'irruzione, tentando di bloccare, se possibile, lo spacciatore, le vedette e di trovare la droga. Dopodiché interveniamo noi, per fare tutto ciò che resta in uniforme, per vedere se ci sono tossicodipendenti da segnalare in prefettura. Per cui faremo questo intervento in due battute. Prima la squadra investigativa, poi noi con le uniformi. Va bene? Siamo pronti? Andiamo. Allora. Gli uomini del commissariato di Scampia partono per una picchiata. Un blitz antispaccio ai sette palazzi. Le macchine in borghese, senza farsi vedere dalle vedette, proveranno ad avvicinarsi il più possibile al pusher per arrestarlo prima che scappi. Pronto? Enzo, vedi che adesso entriamo davanti, eh? Sì, va bene, aspettiamo. Ti devi tenere più distante, perché già abbiamo individuato forse chi sono i pali. Va bene. Vedi che c'è il giubbotto col pellicciotto. Giubbotto nero, giubbotto però sta in piedi, vedi, sta sulla panchina in piedi. Eccolo là, l'abbiamo visto. Sì, stava vicino allo spacciatore prima, lo spacciatore però sta dentro. Ecco, vai. Mi fermo. Stanno qui. Eccolo qua, quello mi ha segnato l'ispettore. Fermami un attimo. Chi? No, se ne sta qui. Chi sta qua? Sta scappando. Ok. Blocca di là. Con la macchina di là. Porca puttana, guarda che resti in mezzo. Puttana Eva. Guarda che sono usciti di là. No, guarda. Non l'hanno visto? No. Da fare? Allora? Presi? Niente. Neanche la vedetta. Neanche la vedetta. Cazzo. Da qua è scappato. Sono entrati di là e sono scappati di qua. Vabbè. Non è grave. Ci abbiamo provato. Le vedette hanno fatto bene il loro lavoro e lo spacciatore è stato più veloce dei suoi inseguitori. Non c'è garanzia di successo per gli agenti di Scampia e la tenacia è l'arma più importante a loro disposizione. Andiamo a vedere se hanno messo... Comunque se hanno messo le schermature. La camorra blinda i portoni dei palazzi per poterli chiudere dall'interno all'arrivo della polizia. In questo modo gli spacciatori hanno il tempo di nascondere la droga e scappare indisturbati. Non l'hai messo, vedi qua. Hanno rimesso sia la schermatura che le staffe. Scorso, vedi che là hanno rimesso le staffe e la schermatura, quindi dobbiamo far rimuovere qua pure. No, se li guardate. Vedi che è un po' freddo, eh? Vabbè, comunque qua dobbiamo scassare tutto, eh? Peccato. Vabbè, noi mo gli rompiamo tutto e poi se ne parla. Eccoli qua, droga. Non toccate, c'è qualcosa? Sì. Non toccate, mi tiene la. C'è droga, sì. Ah, c'è droga? Ah, bene.
Dov'è? Sì, sono cilindretti e presumo hashish, eh? Sì, sì, certo, sì. Tutto il supermercato al completo. Sì. Hashish, cocaina ed eroina. È questo il carico abbandonato dallo spacciatore in fuga. Ora io direi, visto che qua non siamo riusciti a prendere nessuno, vogliamo andare nel TA. Ci possiamo andare, loro vanno dietro, noi andiamo davanti. Ok, allora organizziamoci di nuovo. Enzo, allora tu vai dall'ATB e noi andiamo al TA. Va bene. Michele Spina e i suoi uomini non si arrendono. Decidono quindi di spostarsi in un altro lotto di edilizia popolare, i palazzi TA e TB. A Scampia lo spaccio non si ferma mai ed è per questo che non si può fermare mai nemmeno il lavoro delle forze dell'ordine. Caffarè, mi senti? Ispettore, dite, vi senti? No, Enzo, devi fermare, Enzo, non devi venire là perché ti vedono subito da qua. Ok, allora ci fermiamo. Fermati qua, noi andiamo da dietro. Ok, va bene, ci fermiamo. Sì, fermati qua. Vedi se riesci a individuare il palo. Vedi che stanno in fila, stanno gli spacciatori tossici tutti quanti in fila. Questo cappello può essere un palo. Ma ti notate lo spacciatore è chiuso all'interno del cancello? No, adesso sta fuori. Sta fuori? Forse è finita la roba, la stanno andando a prendere. Tu tieniti pronto perché noi attraversiamo. E loro se ne scatteranno dall'altra fianca. Va bene. Uno dei pali col giubbotto marrone col cappuccio. Alfa, l'hai visto con il giubbotto marrone? Si sta guardando. Enzo, vai avanti al TA, che noi li facciamo correre di là. Vai al TA, veloce. Va bene, veloce. Bloccami uno col cappuccio, tieni il giubbotto marrone, scuro col cappuccio beige. E tieni il cappellino blu in testa, cappellino me lo devi bloccare. Cappellino blu? Sì, Stanno scappando. Vai, stanno venendo tempo, poi scendo pure io. Polizia, fermi! E te mando coppa cuoco. Guarda che niente, ma qua. Eccoli qua. Pure quest'altro. Dai, blocca questo, eh. Blocca. Oh, ferma! Coppa cuoco. Sì. Non si blocca. Sul cofano. Mani sul cofano. Sto cercando. Mani sul cofano! E dove andetti? E caccia? Vieni qua. Devi fare un po' di footing, cioè l'affanno. Abbiamo bloccati di qua, eh? No, non c'è nessuno. Mentre rimani qua. Sono andato a mio zio. Apri le gambe. Ah, sei male. Tu sei maggiorenne? Sì. Tu sei maggiorenne, piccolo? No? Sì. Tira fuori dalle tasche quello che c'hai. Ah, ce l'ha il fumo? No, una canna d'erba ce l'ho. Ma tu sei acquirente? Ah? Sei tossico? No, fumo una canna d'erba. Sono uscito da poco da carcere, dopo 5 anni. Per cosa? Che avevi fatto? Sequestro di persone. A scopo? A scopo di niente. Sono stato pallonato dalla mia ragazza. Vettore, allora? Abbiamo preso avuto solo i soldi però. Ho capito. No, di qua abbiamo fermato le vedette noi. Vabbè, ora entriamo nel cancello, vediamo. Che spacciatore stava lì. Che ha detto? Hanno fermato uno di là e lo stanno controllando. Lo spacciatore oppure uno? Lo stanno controllando, ora devono vedere un attimo. Vedi un po' come, andiamo a vedere un po' qua dentro come sta la situazione. Sì. E che cosa? Sì, no. Spaccio.
Quanti anni hai? 21. Lavori? E scambio. Dove lavori? Qua? Che stai facendo? Qua. La vedetta? Sì? Quanto guadagni al giorno? Di 200 euro al giorno. 200 euro al giorno? Quanti anni hai? 21. Tutto bene, signore, in controllo. È un controllo, non vi preoccupate. Ma signore chi è? È mia mamma. Siete la mamma? Sì, sì, sì. Giovane. Chi è questo? Spacciatore. Quella è la tua? Sì, sì, c'era in tasca. Sì. E io sono personale, quindi... I soldi che c'hai addosso? Sì, sono i miei, sono. Quanti sono? Sono 1.000 euro, sì. E che fai con 1.000 euro? E io mo sono sceso, figati io. Cioè, sei sceso a fare che? Mo sono sceso a loro. E con 1.000 euro in da sacca? Ma io tengo a fare il battesimo di mia figlia, non mi dico. Cioè, tu devi fare il battesimo di tua figlia e sei sceso con 1.000 euro e sei venuto qua dentro. Con 1.000 euro. Ma già dice, ma diciamo. Che faccio la c'era fessati? Di dove è? Di Bari. E che sei venuto a fare qua? A comprare le hashish, magari. Cosa? Per comprare un po' di hashish, per fumare. Da Bari? Ah, beh, Giustino. Dove abitate voi? Dove abitate? Io? Sono il dottor Ronaldo. Chi sei il dottor? Cioè, Ronaldo. Chi? Come si chiama? Come si chiama sta vita? Prego? Come si chiama sta vita? Come si chiama sta vita? Non è un amico, è un nemico allora. A che piano si chiama? Non nessuno piansi, con coppa che non so più. Non va più una pizza di... Questo è che lato pale, eh? Io vado. Eh no, io. Andi. Sì. Salve. Voi chi siete? Mia suocera. Chi è? Il marito di vostra figlia? E che stava, non so che stava facendo, signor qua? E che stava facendo? Ma sai che quando ha studiato, un po' tra un, subito viene arrestato. Se tu ce lo dici? Subito. Non lo dici a me? Uno che non fa niente, non può tenere 1.000 lire in quello, sai che subito viene arrestato. E qua? Sì. Spegni. Oh. Solo da qua. Ehi. Lo sai. La gente risponde al telefono del palo e fingendosi il ragazzo convince i suoi complici che il pericolo è cessato. Ma tutto non si giù pure tu. Oh, era fine, dove dico? Mi esci fuori, mi esci mezzavi. Qua, vedi, dove dico? Tieno giubbino, sei al telefono, dove dico? Sei vicino a Nato, chi è che sta? Con giubbino a strisci. I due agenti si dividono e senza farsi vedere accerchiano le vedette. I due ragazzi non sanno di essere stati identificati e credono di poter passare inosservati. Cazzo, ma che documenti? Lotto? Il telefono è rotito. Michele, aspetta, chiamano a poco, aspetta. Poi chiama, che c'è fuce. Se pure strunzo, se non ho il telefono, lo compagno tu, chiama. Non c'è niente, sono una pianizzere. Eccolo qua. Il tuo amico ha detto che sta facendo la vedetta. No, ma io sto pigliando pezzere, la ci chiamate perché non compagno non mi brigate, non porto papà. Vieni con noi. Precedente penale tu, giovane? No? Che lavoro fai? Tu che lavoro fai? Io pratico all'aeroporto, brigati l'aereo. Aeroporto? Sì. E che fai? Porto l'aereo, che fai? No, carica e scarica bagagli. Ah. Sì, sì. La picchiata ai palazzi del TATB ha portato al fermo di uno spacciatore e di quattro vedette. La zona è stata bonificata, ma lo spaccio riprenderà molto presto, molto vicino. Il giorno dopo, il primo dirigente Spina, con i vigili del fuoco, va a smantellare i cancelli ai sette palazzi. Rimuovendo una blindatura, si strappa un pezzo di scampia dal controllo della camorra. Cioè, tu renditi conto
che questi si chiudono dentro e chi abita nel palazzo non può entrare, cioè deve chiedere il permesso, deve bussare e chiedere il permesso. È una follia, è proprio una follia. Pensa un po', questa qua è la penna con cui scrivono i conti dello spaccio. Seduti qua. Ma sono pure bravi in matematica. 150. Per 2, 2,50. Il territorio dello spaccio, ma è anche il luogo dove la droga viene consumata. Pusher e tossicodipendenti sono facce della stessa moneta e i due fenomeni vanno affrontati insieme se si vuole cambiare la vita di questo quartiere. Si chiamano stanze del buco, le tane dove i tossici vanno a drogarsi. Sono luoghi tremendi in cui il degrado raggiunge livelli inaccettabili. Signori, buongiorno. Volete uscire per piacere con i documenti alla mano? Signori, uscite fuori! Forza, uscite! Scorso ci sono altri? Sarà una signora, una ragazza. Oddio mio. E ora esci tranquilla, prendi un documento che qua dobbiamo buttare tutto giù. Lo sapete? Ho capito, ma intanto vieni fuori, piano piano, piano, calma, calma e serena. Sì, sì. Siamo sul pezzo. Com'è? Siamo. Pure c'è altra gente. Chi ci sta? Gente, che significa? Chi sta con me? Vabbè, mo vieni fuori, dai, poi dopo ragioniamo fuori, eh. Vieni. E ci avete pure là. Buongiorno, signora, vuole uscire per piacere? Numero. Sono io il ragazzo, sono l'astinenza, ragazzi. Stai in astinenza, ho capito. Mo viene fuori, chiamiamo un'ambulanza e lo facciamo portare in ospedale. Forza. Allora, qua dobbiamo togliere un po' di schifezze da qua dentro, dobbiamo ripulire perché non possiamo lasciare, chiudere e lasciare questo scempio. Qua dentro c'è un ragazzo che praticamente dice di non poter uscire. Per cui se non può uscire evidentemente non sta bene. Non posso entrare se non può uscire. E allora fatelo uscire. Se la fa ho bisogno di aiuto. No, ce la facciamo. Però dobbiamo essere certi che il ragazzo stia bene. E allora esci, se puoi uscire esci. Continua distruzione dei portoni blindati e gli innumerevoli interventi contro pusher e vedette ha costretto la camorra a diminuire lo spaccio attraverso i cosiddetti cancelli e a spostarsi nuovamente in un luogo che la polizia aveva bonificato solo 2 anni fa, le vele. Questo complesso di enormi palazzoni, dopo il libro di Roberto Saviano, è diventato il simbolo di Gomorra. Nella prossima puntata di Sirene continueremo a raccontarvi questa storia, questa continua lotta tra forze dell'ordine e camorra, attraverso un imponente blitz proprio nelle vele di Scampia. E l'ispettore Mellace con la squadra investigativa andranno in avanscoperta. Faranno irruzione, tentando di bloccare, se possibile, lo spacciatore, le vedette e di trovare la droga. Va bene? Siamo pronti? Andiamo. Vedi se riscendevi dal palo. Vedi che stanno in fila, stanno gli spacciatori tossici tutti quanti in fila. Tu tieniti pronto perché noi attraversiamo e loro se ne scapperanno dall'altra fianca. Va bene, va bene. Si sta guardando, si sta guardando.
Enzo, vai avanti al Tiago, mo le facciamo correre di là, vai a Tia, veloce. Va bene, veloce. Bloccami uno col cappuccio, tieni il giubbotto marrone, scuro col cappuccio beige. Stanno scappando. Ecco, vai. Eccolo qua, quello che sta facendo rispetto. Fermami un attimo. Sta scappando. Ok. Guarda di là. Vai con la macchina di là, con la macchina. Polizia, fermi. E te mando coppa, uovo. Eccoli qua. Pure quest'altro. Dai, blocca questo, eh. Blocca. Blocca. Oh, ferma. Coppa, uovo. Sì. Blocca, no. Sul cofano. Mani sul cofano. Sto cercando. Mani sul cofano. Eccoli qua, droga. Non toccate qualcosa? Sì. Non toccate, mi diano a bustina per dire questo. C'è droga, sì. Ah, c'è droga? Ah, bene. Dov'è? Sì, sono cilindretti e presumo hashish, Sì, sì. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Sirene. Quella che avete appena visto è soltanto l'anteprima di ciò che vi mostreremo tra poco. Oggi continuiamo il nostro viaggio in una delle realtà più difficili d'Italia, Scampia. Tra i palazzi di questo quartiere alle porte di Napoli, la Camorra ha creato un vero e proprio supermarket della droga. Qui si può trovare di tutto e ovunque. Dopo aver combattuto lo spaccio nelle strade e nei portoni, la lotta alla droga si sposta all'interno delle vele, quel complesso di palazzi divenuto ormai il simbolo del degrado di Scampia. Gli agenti della squadra investigativa si nascondono nelle vele prima dell'arrivo di spacciatori e vedette. Questo è l'unico modo per coglierli di sorpresa. Ragazzi, che c'hanno in mano? No, non ancora niente. Stanno solo facendo una pulizia. Stanno venendo a vedere se c'è la polizia. Cerchiamo di non fare tanti rumori. Per i reparti aggregati, cioè per il reparto mobile, per il reparto prevenzione del crimine Campania, vi spiego lo scenario in cui oggi dovremo operare. Faremo un intervento di tipo militare nelle vele. Nelle vele già dall'alba di stamattina sono appostati gli uomini della squadra investigativa. La Camorra cerca attraverso i simboli di manifestare il proprio potere, la propria protervia criminale. Come lo fa a Scampia? Si impossessa di un lotto di edilizia popolare, elimina il cancello normale, lo sostituiscono con un cancello in ferro schermato con una feritoia di cui i condomini non hanno le chiavi, si chiudono dentro, attraverso la feritoia il pusher pratica lo spaccio e loro in questo modo comunicano alla gente onesta del posto quanto sono forti, quanto sono potenti. Andiamo a
di vellere, a rompere questi cancelli, dimostrando a loro che non sono nessuno, ai camorristi, e alla gente onesta che non sono soli. Questa azione sui cancelli, che noi stiamo portando avanti da più tempo, ha indotto i delinquenti a non costruire più queste opere abusive. Si sono insediati nelle vele di Scampia. Approfittano del fatto che le vele sono alte, quindi lo spacciatore materiale si mette per esempio al quarto piano dove spaccia, le sentinelle si mettono sui viali di accesso, quando noi arriviamo le sentinelle avvertono il pusher ha moltissime vie di fuga e ci sono molti nascondigli in cui buttare la droga ed è molto difficile trovarla. Noi entreremo nella vela celeste frontalmente con un ingresso visibile perché entreremo incolonnati con il reparto mobile, con le prevenzioni. Questa azione ci consente anche per un solo giorno, anche per una sola ora, di riconquistare un territorio. Cioè quando noi interveniamo, camorristi, delinquenti sono costretti a fuggire, ad allontanarsi e questa è un'ulteriore dimostrazione di presenza dello Stato. Sali, Ancio, sali! Oh, dai. Gli spacciatori e le vedette fuggono come topi da una nave in fiamme, ma inutilmente, perché verranno fermati dagli agenti appostati attorno alle vele. La camorra comincia a perdere potere, le vele non sono più territorio suo. Qua. La stanza del buco, un luogo da incubo, dove la dipendenza diventa disperazione. Che sta da fare? Ognuno si prende uno di questi signori e li portiamo qua per identificare. Leva di questa siringa ed esci fuori. Appunto, è una tenda così, scusate, c'è cosa fa? Hai bisogno di un'ambulanza? No. Non ci bisogna, levati questa cosa, levala. No, appunto, ma ce la fa, è sempre. Gli agenti di polizia decidono di non intervenire, di non usare la forza, perché un tossicodipendente a cui viene tolta la dose già sciolta nel sangue può entrare in crisi e reagire in maniera imprevedibile con atti di autolesionismo e ferirsi provocandosi un'emorragia. Vieni fuori, dai. Aspettate, mangia quasi noi, è tutto posto. Oh, Dio mio, che tragedia. C'è uno che sta uscendo. Oh, mamma mia. Ma esce in televisione, ma c'è come la messa cosa? Dai, esci, forza! Sei sicura? Ti porti in ospedale? Oddio.
Diego. C'hai i documenti? Incredibile. Perché? Fermati, dai, basta. Ma c'è buttala, dai, buttala. Solo quello, è tutta roba. Oddio mio. Oddio mio. Senti, mo ti chiamo un'ambulanza e ti faccio portare in ospedale. Ma perché? È perché no, ma non esiste questa cosa, ma non è possibile questo fatto. Basta, dai, forza. Ma faccio tanto, ma non c'è i soldi per farlo. Oddio. Esci fuori, dai, forza. Madonna mia. In questi casi non può essere imposto il trattamento sanitario obbligatorio, ma i tossicodipendenti saranno tutti identificati e segnalati alle autorità competenti. Tieni qualcosa in tasca? Ma roba no, me la so fatta, non ce l'ho. Dai, allora, tutte le prevenzioni con me, andiamo a togliere... Ma che io prima li voglio vedere questi cancelli. Sono però. Cancelli nelle scale secondarie che non esistono, non hanno messi loro. Per non farci salire. Li voglio vedere. Sì. Alle vele la camorra alza muri e cancelli abusivi, barriere costruite per bloccare la strada all'arrivo della polizia e garantire comode vie di fuga agli spacciatori. Andiamo a vedere questi cancelli. È che noi nelle case dei Puffi l'asilo del buco lo abbiamo abbattuto, la scuola occupata, l'IPIA l'abbiamo chiusa e sgomberata, la Valle dei Sogni, quelle cose le abbiamo abbattute, ma qua come facciamo? Cioè qua che abbatti? A parte dovremmo abbattere le vele, ma poi se anche io le facessi chiudere, no, dagli operai, quelli vanno online, cioè ci sono mille miliardi di... quindi non ha senso, purtroppo non ha senso, quindi dovremo tornare... con grandissima frequenza a liberare fino a che non riusciamo a dissuaderli dal venire. La maggior parte delle persone che vivono a Scampia sono persone oneste, costrette purtroppo a vivere a stretto contatto con una fortissima presenza criminale. Tra le tante associazioni di volontariato e istituzioni che cercano di migliorare le cose in questo quartiere, un ruolo molto importante è ricoperto dal commissariato di polizia. Il blitz ha portato a numerosi fermi, alla chiusura della stanza del buco e alla demolizione di muri e cancelli abusivi. La lotta alla droga però non finisce qui, perché le infiltrazioni criminali sono radicate nel territorio e la guerra alla camorra è lunga e difficile. Ma Scampia non è un quartiere senza speranza.
Che fai qua? Lavori o cosa? Ma sto giù una castrava giù, sicuramente. Ah? Una castrava giù. Però sì. A Frau. A Frau, che si vede a fare qua? Sto giù una castrava giù. Ah. Oh, ecco, A qua spacciano, dentro questo... Patrice, mi faccio etti perché giustamente si sporcano le mani, si devono detergere. Ma qua c'è la chiave della porta blindata, che non so che cosa è. La pena per fare i conti. Io sono così qua, da questa parte. Altre due qua non gli so facendo in faccia, sono messi qua. E dove? Dove? Pensate. In questo infinito inseguimento tra forze dell'ordine e criminalità, a Scampia la droga continua a prosperare come una malattia incurabile. Ma la polizia non si arrende e decide di mettere sotto controllo una nuova piazza di spaccio aperta ai Sette Palazzi. Il numero di tossicodipendenti in attesa della loro dose è impressionante. I camorristi, come fosse una qualsiasi attività commerciale, organizzano file ordinate di clienti. I pusher, chiusi dentro ai portoni e protetti dalle vedette, continuano a lavorare e non sono identificabili dalla polizia. Ai Sette Palazzi le famiglie passano accanto ai tossicodipendenti in fila e sono costrette a chiedere allo spacciatore di aprirgli la porta. Solo allora possono rientrare in casa loro. Per chiudere questa piazza di spaccio, gli uomini del commissariato di Scampia devono trovare il modo di identificare tutti gli spacciatori e avere prove incontestabili da portare al processo. Abbiamo fatto il sopralluogo e il punto per mettere la telecamera ci sarebbe. Loro potrebbero riuscire a vederla questa telecamera? Alla posizione? Potrebbero vederla perché è a un metro dallo spacciatore, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Facciamo in questo modo, iniziamo a fare un'azione continua di pressione su questa piazza di spaccio. Incominciamo a martellare. Loro devono pensare che noi facciamo azioni inefficaci, capito? Quando sono tranquilli gli piazziamo la telecamera. Va bene. Buon lavoro. Vado ciao. Giù. Ciao. Gli agenti intensificano i controlli, aspettando il momento buono per posizionare la microcamera. E dopo pochi giorni quel momento arriva. Ha inizio l'operazione Murena. Solo pochi minuti dopo che la polizia ha abbandonato la zona, lo spaccio riprende come se niente fosse. Chiuso dentro al portone, il pusher ricomincia a vendere eroina, cocaina e crack. Ma questa volta, per la prima volta, tutto viene registrato dalla microcamera della polizia. Attraverso la feritoia, i tossicodipendenti infilano la mano coi soldi e pochi istanti dopo la ritirano con la droga. Lo scambio avviene a un ritmo impressionante e sembra non finire mai. We'll be right back.
Pasquale, voglio. Vedi, vedi. Stanno le immagini della telecamera. Voglio, ti devo a fianco qua perché tu pure. Puoi poter. Tu pure riconosci che sta. Buono, buono, cucino. Guarda la va, bellissimo, guarda che immagine. Ah. Questa è lì ricordo con Guanè. Quando è qua? Questi coglioni Giuliano, che si tenemmo tutto quanto. Guarda, uno pontino. Ma che sono pipistrella! Però guarda là, se voi uscite la telecamera non se ne accorge di niente. Ma è uno pontino, esagerato. Guarda che cosa fa? Subiezzi in merda. La vecchia, ma si sta appiccicando in mezzo all'ascensore. Ti chiedo permesso, hai visto? Vai, vai, chi l'ha là fuori, detto, vai, vai. Questo è un momento quando passiamo noi, questo qua. Ci hai fatto la picchiata? Il motore da fuori capisci, guarda. Qua sono ore e ore di filmati, un poco per uno, poche pazienze. Quindi mettetevela in pace, mo, i prossimi giorni. Vieni a vedere questo, se non mi sbaglio dovrebbe, guarda, dovrebbe essere un ragazzo, si chiama Gennaro se non mi sbaglio, cioè il casco con il numero 69, cioè prima stavano fermi, no? Appena è arrivato lui hanno ripreso l'attività di spaccio. Porti i pacchettini, la deduzione, ma se è così questa. dobbiamo attenzionare un attimino meglio seguiamo, vediamo sicuramente se è il corriere che ci porta proprio sì, ci porta dove sta l'appoggio grande. Guarda 69, infatti non si toglie mai il casco, 69, fa le cose velocemente, un po' di pedinato, poi siamo un po' più sociali, sicuramente è il corriere, certo, quello che gli porti i pacchettini, molto, sicuramente molto. L'operazione Murena entra nella fase più delicata. Per capire da chi si rifornisce, il corriere con il casco 69 viene messo sotto costante controllo dagli uomini della squadra investigativa. Vedi che dovrebbe star arrivando, eh? Dovrebbe arrivare. Sì, sì, lo vedo adesso. Angelo, riprendi che sta arrivando. In questo momento con il motorino, sì. Sta venendo. Adesso sta citofonando. Però non si vede bene dove ha bussato. Lo stai riprendendo, Angelo? Sì, ce l'ho. Si vede bene? Ecco, adesso sta uscendo. Ok. Sì, sì, sta uscendo. Sta sì, uscendo. Sì. Va bene, allora Gigi ce l'abbiamo. L'unico problema è che non vediamo dove citofona. Ok. Non c'è problema, mettiamo la macchina domani mattina alle 5 al buio, mettiamo la telecamera che inquadra i citofoni. Una telecamera viene piazzata dentro una macchina, parcheggiata fin dall'alba davanti al portone in cui il corriere si rifornisce di droga. In questo modo gli agenti riescono a individuare l'appartamento a cui citofona il corriere. Ormai, per chiudere l'operazione Murena, non manca che l'ultimo passo. Consimille. Noi abbiamo fatto un bilancio.
Una decina di spacciatori sono identificati tutti, pienamente. I pali identificati. Abbiamo preso anche il corriere, abbiamo individuato, sappiamo l'appartamento dove l'avete visto. Siamo arrivati a 33 persone. Benissimo. Beh, a questo punto io penso, 33 persone tra vedette e pusher. Io direi di chiudere, così non rischiamo che se ne accorgano. Anche perché ieri ci siamo messi paura, perché è arrivato lo spacciatore che ha guardato proprio a 20 centimetri dalla telecamera, però non l'ha vista. Io voglio capire una cosa, di tutti quanti i 33 abbiamo gli indirizzi precisi, cioè abbiamo fatto l'anagrafico perfetto, abbiamo gli indirizzi. Qualcuno ha anche un doppio indirizzo. Anche doppi indirizzi dobbiamo verificare. Ho capito, quindi per questi qua dobbiamo prevedere delle pattuglie per ogni indirizzo, in modo da poter andare con te, perché se poi quelli lo avvertono siamo fottuti. Allora, va bene, io preparo il piano per effettuare gli arresti. A posto così. L'operazione Murena si è conclusa con l'arresto di 33 persone. Un duro colpo per la camorra, ma nessuno si illude con questa operazione di aver fermato il fenomeno dello spaccio di droga a Scampia. Noi ovviamente non sappiamo quale sia la soluzione a questo problema, ma ciò che è costretta a subire la popolazione di Scampia è inaccettabile. Si chiama sistema ed è il modo in cui viene nascosta la droga all'interno dei palazzi di Scampia. Le immagini che vedrete sono state girate dalla squadra investigativa con un cellulare e dimostrano l'ingegno sia degli spacciatori che dei poliziotti. Io vi saluto e grazie per averci seguito. Allora, stiamo registrando. Ecco, questa siamo sul terrazzo dell'8TA. Questa è una delle cabine dove stanno i motori dell'ascensore di una scala. All'apparenza non c'è nulla di anomalo. E uno entra, si guarda in giro. E c'è questo filo di rame abbandonato, diciamo un filo di corrente abbandonato. Ora con questo filo, vai Ciccio, fai vedere che succede invece. Questa è la scatola dei comandi apparentemente normale. Si inserisce. Non c'è ancora niente. E poi nulla. Enzo. Ecco qua. C'è un pulsante. Che sgancia? Yeah. Ecco qua, ecco qua. Che succede? Si sgancia e voilà. Sistema. Uno dei tanti sistemi per nascondere, ecco qua, erba e fumo. Ma che c'è roba? Ottimo. Li metto? Questo funziona. Vabbè, mi dà roba prima, tira dillo, ma che fai? Poi ce lo scassi, no? La camorra blinda i portoni dei palazzi per poterli chiudere dall'interno all'arrivo della polizia. In questo modo gli spacciatori hanno il tempo di nascondere la droga e scappare indisturbati. Non l'hai messo, vedi qua. Hanno rimesso sia la schermatura,
anche le staffe. Scorso, vedi che là hanno rimesso le staffe e la schermatura, quindi dobbiamo far rimuovere. Qua pure. No, se devo guardare. Se devo guardare bene però. Vedi che è un po' alto print, Vabbè, comunque qua dobbiamo scassare tutto, Peccato. Peccato, vabbè, noi mo gli rompiamo tutto e poi se ne parla. Eccoli qua, droga, droga. Non toccate, non toccate qualcosa. Sì. Non toccate, mi tiene la c'è droga, sì. Ah, c'è droga? Ah, bene, bene. Dov'è? Sì, sono cilindretti. E presumo hashish, eh? Sì. Tutto il supermercato al completo. Sì. Hashish, cocaina ed eroina. È questo il carico abbandonato dallo spacciatore in fuga. Ora io direi, visto che qua non siamo riusciti a prendere nessuno, vogliamo andare nel TIA. Pure quest'altro. Dai, blocca questo, Blocca. Blocca. Oh, ferma. Sul cofano. Mani sul cofano. E dove vai, detti? E caccia? Mio fratello, ma ho visto il casino. Vieni qua. Devi fare un po' di footing, c'hai cioè l'affanno. Abbiamo bloccati di qua, No, non c'è nessuno. Mette le mani qua. Sono andato a mio zio. Apri le gambe. Ah, sei le mani. Tu sei maggiorenne? Sì. Tu sei maggiorenne, piccolo? No? Sì. Tira fuori dalle tasche quello che c'hai. Ah, ce l'ha il fumo? C'ho una canna d'erba, ce l'ho. Ma tu sei acquirente? Ah? Sei tossico? No, fumo una canna d'erba. Sono uscito da poco da carcere, dopo ci... Blocca di là. Con la macchina! Porca puttana, guarda che resti in mezzo, Puttana Eva. Non è che sono usciti di là. Non l'hanno visto. No. Caffè? Allora? Presi? Niente. Neanche la vedetta. Neanche la vedetta. Da qua è scappato. Sono entrati di là e sono scappati di qua. Vabbè, non è grave. Ci abbiamo provato. Le vedette hanno fatto bene il loro lavoro e lo spacciatore è stato più veloce dei suoi inseguitori. Non c'è garanzia di successo per gli agenti di Scampia e la tenacia è l'arma più importante a loro disposizione. Andiamo a vedere se hanno messo... Comunque si hanno messo le schermature.
Ci possiamo andare, loro vanno dietro e noi andiamo davanti. Ok, allora organizziamoci di nuovo. Enzo, allora tu vai dall'atto B e noi andiamo a. Va bene. Michele Spina e i suoi uomini non si arrendono. Decidono quindi di spostarsi in un altro lotto di edilizia popolare, i palazzi TA e TB. A Scampia lo spaccio non si ferma mai ed è per questo che non si può fermare mai nemmeno il lavoro delle forze dell'ordine. Caffarè, mi senti? Ispettore, dite, vi sento. No, Enzo, devi fermare, Enzo. Non devi venire là perché ti vedono subito da qua. Ok, allora ci fermiamo. Fermati qua, noi andiamo da dietro. Ok, va bene, ci fermiamo. Sì, fermati qua. Vedi se riesci a individuare il palo. Vedi che stanno in fila, stanno gli spacciatori tossici tutti quanti in fila. Questo cappello può essere un palo. Ma ti nota se lo spacciatore è chiuso all'interno del cancello? No, adesso sta fuori. Sta fuori? Forse è finita la roba, la stanno andando a prendere. Tu tieniti pronto perché noi attraversiamo. E loro se ne scapperanno dalla zona bianca. Va bene. Uno dei pali col giubbotto marrone col cappuccio. Alfa, l'hai visto con il giubbotto marrone? Si sta guardando. Enzo, vai avanti al TA, che noi le facciamo correre di là. Vai a TA, veloce. Va bene, veloce. Bloccami uno col cappuccio, tieni il giubbotto marrone, scuro col cappuccio beige. E tieni il cappellino blu in testa, cappellino me lo devi bloccare. Cappellino blu? Sì, Stanno scappando. Vai, stanno venendo tempo, poi scendo pure io. Polizia, fermi! E te vanno qua poco. Eccoli qua. 1, 2, 3. Stamattina andiamo nei sette palazzi. Quindi interveniamo in questo modo. L'ispettore Stabile e l'ispettore Mellace con la squadra investigativa andranno in avanscoperta, faranno un'irruzione tentando di bloccare se possibile lo spacciatore, le vedette e di trovare la droga. Dopodiché interveniamo noi per fare tutto ciò che resta in uniforme, per vedere se ci sono tossicodipendenti da segnalare in prefettura, per cui faremo questo intervento in due battute. Prima la squadra investigativa, poi noi con le uniformi. Va bene? Siamo pronti? Andiamo. Allora. Gli uomini del commissariato di Scampia partono per una picchiata, un blitz antispaccio ai sette palazzi. Le macchine in borghese, senza farsi vedere dalle vedette, proveranno ad avvicinarsi il più possibile al pusher per arrestarlo prima che scappi. Pronto? Enzo, vedi che adesso entriamo davanti, eh? Sì, va bene, aspettiamo. Ti devi tenere più distante, perché già abbiamo individuato forse chi sono i pali. Va bene. Vedi che c'è il giubbotto col pellicciotto. Giubbotto nero, giubbotto però sta in piedi, vedi, sta sulla panchina in piedi. Eccolo là, l'abbiamo visto. Sì, stava vicino allo spacciatore prima, lo spacciatore però sta dentro. Ecco, vai. Mi fermo qua. Stanno qui. Eccolo qua, quello mi ha segnato l'ispettore. Fermami un attimo. No, se ne sta qua. Sta scappando.